qui a Milano. Un appuntamento che io aspettavo da tanti anni, che era stato differito e che finalmente ha avuto qua a Milano la sua verifica nella Mostra del Seicento. Ora questo appuntamento ha segnato per Tanzio il trionfo e devo anche dire il trionfo di uno dei miei amori più grandi e più disperati, come sono tutti gli amori. Mi è difficile dire se è un fatto di cultura o se è un fatto di vita, perché in me le due cose si legano da sempre e per sempre, direi, si impastano, mi è impossibile scindere le due cose. Ma l'amore di Tanzio risale alla giovinezza mia e non ho niente da nascondere, risale addirittura a una specie di processione, di visita religiosa al Sacromonte di Varallo, fatto quando ero bambino con mia madre, mie sorelle, i miei fratelli. Cioè la prima scossa me l'ha data lì. Poi, diventato appena ragazzo, sono andato subito a vedere questi quadri e davanti a questo, che è il suo capolavoro, cioè la battaglia di Sennacherib, ho preso quella che si chiama la scossa, la folgorazione, come quando si vedono due occhi nella vita che prendono, che turbano e sui quali si capisce che si decide il proprio destino. Tanzio l'ha dipinta tra nel 1627 e il 1629 per la Cappella dell'Angelo Custode ed è veramente tra commovente e atrocemente ironico che questo quadro, dove l'angelo è un vindice, un vendicatore, è una specie di ribelle che viene a portare la parola della giustizia e della rivolta, sia il quadro dominante di una cappella in cui l'angelo è nominato custode. Credo che si può andare a fondo e dire che probabilmente l'unico modo per custodire la vita è di difenderla e di ribellarsi contro chi la vita cerca di diminuire. Che il centro del quadro non sia soprattutto la battaglia, cioè questo involucro, questo sviluppo, questa specie di orrendo e bellissimo agglomerato di corpi e di cavalli, ma sia l'angelo, che è il fulcro della poesia di questo quadro, di Tanzio, sia lì è visibile, direi quasi tangibile, toccabile, passando dal bozzetto al quadro. L'unica variante veramente decisiva è data dall'angelo. L'angelo che nel bozzetto cade ancora, precipitasi, ma secondo un modello di caduta, direi quasi canonico, caravaggesco ancora, nel quadro cambia. Cioè non è più l'angelo che cade, è un ragazzo di montagna, è un giovane che discende, che adopera il suo passo come se invece di cadere dalle nubi venisse giù da delle rocce del Monte Rosa sopra il Riale dove Tanzio appunto era nato. Una cosa che mi ha sempre turbato in Tanzio studiandolo è che della sua vita non si hanno che notizie scheletriche, mentre a me sarebbe piaciuto molto, direi non so che cosa, per avere qualche notizia su come amava, su come soffriva, su come partecipava alla vita del suo popolo, sia saputo darcela, restituircela con una fisicità addirittura straziante. Guardate come insegue le ossa, i muscoli, gli occhi, le sopracciglia, le vene, pezzo per pezzo. Direi che lui ripete le parole famose: hanno contato le mie ossa, quelle, le parole di Cristo. Veramente sembra che Tanzio abbia ricontato le ossa dolorose del suo popolo e dell'umanità. La temperatura, l'occasione terribile e dolorosa a Tanzio per avvicinarsi al popolo, all'uomo, gliel'ha data il flagello della peste, che proprio segna la sua vita. Nato probabilmente nel 75, 1575, morto nel 1635,
comincia praticamente la vita con una peste e la finisce subito dopo la seconda peste. E la peste per quegli anni era il dolore, era la miseria, era l'occasione in cui le differenze di vita, di ricchezza e di miseria si facevano estreme. È lì proprio dove lui ha giocato, direi ha riconosciuto da che parte doveva stare, quando ha visto che mentre i nobili abbandonavano le città e anche i paesi, il popolo doveva restare a morirci, a soffrire fino all'ultima goccia. E poi c'è un'altra ragione, che essendo calato completamente nella sua epoca, è riuscito con questo quadro a scavalcarla. Questo quadro, secondo me, ha un fascino misterioso, quasi atroce, in ogni caso irrisolvibile, indecifrabile, che consiste nel poter sapere di questo quadro tutto tecnicamente, stilisticamente, e poi di sentire che va oltre il proprio tempo. Cioè è un quadro che urge, come urge l'angelo nel quadro, urge al di là della propria epoca, si fa vindice non solo dell'ingiustizia del suo tempo, ma di tutte le ingiustizie dell'uomo. Ed è per questo che è il quadro che mi ha sempre ricordato di più un altro mio grande amore, che è la Zattera della Medusa di Géricault. Ora, io qui credo di poter rivelare anche un piccolo probabile mistero, se anche non sono in grado di svelarlo e di risolverlo. Cioè, a una mostra fatta nel 50 a Zurigo, di Géricault, è stato esposto un bozzetto che nel catalogo era così citato: Battaglia di Sennacherib, copia da un pittore anonimo del 600. Io ho fatto ricerche per sapere se questo quadro era una copia del Tanzio. Non sono più riuscito a rintracciarlo, perché era una raccolta privata, poi attraverso le vendite è andato, è tuttora irrintracciabile. Ma la cosa impressionante, al di là della consonanza dei due spiriti di ribellione e dell'amore parallelo che c'è nei due pittori per il corpo umano, inteso non come un'anatomia neoclassica, ma come un'anatomia di rivolta, come la struttura portante di ciò che nella vita è ribelle, è che c'è un particolare, che è questo, che viene ripreso da Géricault nel Negro morente della Zattera quasi letteralmente. E poi c'è un altro motivo, cioè come Tanzio nella pittura del suo tempo è un isolato, è un anarchico, ugualmente lo è Géricault nella pittura del suo tempo. E tutti e due hanno atteso, forse non ancora, non hanno avuto quel, direi, il riconoscimento sì, ma la partecipazione, e ciò che più mi addolora, proprio la partecipazione della pittura, che sembra guardare di più ad altri pittori che hanno risolto delle questioni formali e non a questi due pittori come a Tanzio, che non ha risolto solo delle questioni formali, ma prima di tutto ha posto delle questioni, dei drammi, degli interrogativi, delle invettive totalmente